Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Carlo Mosci, direttore della struttura complessa di oculistica oncologica dell'ospedale Galliera di Genova. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, numero verde 800-640-771 per le vostre domande oppure via WhatsApp 347-6766-291. Partiamo, dottor Mosci, da... l'invecchiamento degli occhi e quindi quelle che possono essere sono le malattie che arrivano anche con l'età. Quali sono e quanto è importante la prevenzione? Allora, certamente con l'invecchiamento con l'avanzare dell'età anche gli occhi avanzano nell'età. Come dico sempre, gli occhi hanno la stessa età delle gambe e gli occhi fondamentalmente hanno due problemi con l'età, possono avere due problemi. Quello che si chiama la cosiddetta cataratta e quello che si chiama la cosiddetta maculopatia, che sono due realtà molto diverse ma che possono anche interessare la stessa persona. Se parliamo della cataratta, che è una cosa che sicuramente tutta la popolazione conosce, è una cosa che si può risolvere con l'intervento. La cataratta che cos'è? Noi abbiamo dentro l'occhio, dietro l'iride, dietro la pupilla, una lente che si chiama cristallino, che è trasparente e che ci mette a fuoco in continuazione fino ai 50 anni circa, poi pian pianino cambia la sua struttura e comincia da trasparente a diventare opaco. Quando diventa troppo opaco si dice che la persona ha la cataratta, ovvero il cristallino opaco. A quel punto lì certamente è necessario, per risolvere il problema, fare l'intervento, cioè togliere questo cristallino opaco e sostituirlo con un cristallino artificiale che si misura come lente, come diottria, come fosse le lenti degli occhiali, persona per persona, a seconda delle esigenze della persona. Questo per quanto riguarda la cataratta. Esattamente. Per quanto riguarda invece la maculopatia o il glaucoma? Allora, l'altro problema è la maculopatia e il glaucoma. Parliamo della maculopatia. La maculopatia è una cosa che si verifica all'interno dell'occhio, sulla superficie interna dell'occhio. L'occhio è rivestito da quello che si chiama la retina, che è la nostra pellicola fotografica. Nella parte centrale questa retina si chiama macula. Quando la macula diventa malata, sofferente, si chiama maculopatia. Ma perché è così importante? Perché questa zona, la macula, è quella che ci permette di vedere. Quello, quando le persone vengono da noi a fare la visita, li facciamo leggere il tabellone, loro le lettere le vedono attraverso quella porzione centrale. Quando questa macula diventa sofferente, è chiaro che purtroppo la persona vede meno, vede male. È un po' come se uno avesse una pellicola fotografica sciupata e quindi l'immagine, la fotografia non viene bene. Allora qua il problema è un pochettino più importante, perché noi possiamo solo fare diagnosi e cercare di fare prevenzione, perché questa maculopatia, cioè questo tessuto che si sciupa, non diventi sempre peggio, e quindi causando sempre peggio una riduzione della vista della persona, che, ripeto, è in quantità ma anche e soprattutto in qualità. La persona vede male, le persone ci dicono: dottore, io vedo male, non riesco a vedere bene le persone da lontano, non riesco bene a leggere, soprattutto vedo male le fotografie dei miei nipoti. E questo indubbiamente per la persona è un problema più importante, perché ad oggi ci sono delle terapie ma non sono oggettivamente risolutive. Allora ci fermiamo un attimo e sentiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Dovete avere un attimo di pazienza, farci finire il discorso. Allora, cataratta, maculopatia, glaucoma. Questa terza malattia è una malattia, anche questa è importante, è una malattia sociale che è determinata dal fatto che la pressione dell'occhio aumenta. L'occhio è una palla diciamo piena d'acqua. E quindi c'è una pressione all'interno di quest'occhio, che è quella normale, che deve essere 16-18 millimetri di mercurio. Se questa pressione aumenta, cosa succede? L'interno viene sottoposto a una maggior pressione, il nervo dell'occhio, che piano piano, giorno per giorno, va in sofferenza, e va in sofferenza in modo silente. La persona non se ne accorge se non va dall'oculista a fare il controllo.
Se ci si accorge di avere la pressione alta, allora l'oculista imposterà una terapia che sono delle gocce, un po' come, anche se è assolutamente svincolata, la pressione del sangue. La persona pian pianino gli aumenta la pressione del sangue, se non va dal medico a misurarla e poi si ritrova con i guai al cuore e quant'altro. L'occhio è lo stesso, quindi è importante in questo caso la prevenzione. Qua sì che si può fare veramente tanto. E che cosa si può fare? Allora, la terapia sono delle gocce che possono che vanno a ridurre la pressione. Grazie a Dio oggi c'è tutta una serie di possibilità di queste terapie. Se ci sono situazioni dove, nonostante le gocce, la pressione non si abbassa o non si abbassa alla pressione necessaria, che abbiamo detto prima è di circa 16-18 come valore, allora c'è la possibilità di fare il laser. Qualora anche queste due opzioni, le gocce e il laser, non fosse sufficiente, c'è l'intervento che permette di far sì che la pressione decada e si stabilizzi. Quindi c'è sicuramente tutta una gamma di possibilità di cura che oggigiorno con le visite di prevenzione si possono sicuramente ottenere per risolvere il problema o perlomeno per contenere per bene il problema. Allora, andiamo con le domande. Ho 66 anni, devo fare intervento per cataratta avanzata. Inizio di maculopatia da 5 anni, più o meno invariata. L'intervento può accelerare e peggiorare la mia situazione? Qual è l'intervento più consigliato? Vi ricordo come sempre che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente perché non vi visitano e non vi conoscono. Prego. Allora, grazie. Sì, la domanda fa parte un po' di quelle situazioni che sono molto comuni. Allora, se la signora ha la cataratta, è chiaro che, l'abbiamo detto prima, per risolvere il problema deve fare l'intervento della cataratta. Sul fatto che questo possa peggiorare o no, diciamo che oggi non ci sono dati certi. È certo che se non toglie la cataratta, la cataratta va solo avanti, quindi le farà sempre più peggiorare la vista e metterà noi medici oculisti che dobbiamo visitare sempre più in difficoltà, perché quando c'è la cataratta anche noi facciamo fatica a vedere dentro l'occhio e quindi a poter seguire per bene questa maculopatia facendo la visita e con l'esame che si chiama OCT. Quindi l'intervento è indicato. Buongiorno, vorrei sapere se dopo la prima iniezione intravitreale per trombosi all'occhio è possibile eseguire una nuova fluorangiografia dopo qualche giorno. Grazie. Allora, qua entriamo in un'altra situazione. La signora ha avuto questa trombosi, cioè uno dei capillari dell'interno della retina si è chiuso e quindi ha avuto la trombosi. E quindi è stata fatta la terapia con queste iniezioni dentro l'occhio. Certo che si può fare questa fluorangiografia. In realtà è chiaramente l'oculista che la segue che detterà, diciamo così, i tempi. Normalmente si valuta se fare un'iniezione o farne tre, uno ogni mese, aspettare un pochettino e poi fare questo esame. Però ecco, si può, si dovrà fare, ma sarà il suo oculista che detterà i tempi per farla, per vedere quanto è riuscita la puntura o le punture a ristabilire la situazione. Dottor Mosci, è vero che ci sono delle malattie quindi che arrivano, diciamo, con il passare dell'età, con l'aumentare dell'età. Qual è la prevenzione generale? Cioè, qual è il consiglio? Quando bisogna andare dall'oculista? Ogni quanto, diciamo, per arrivare prima che la situazione sia magari un po' più grave? Allora, diciamo che la data che Tiziano propone è i 50 anni, anche perché a 50 anni le persone, penso sia una cosa, le persone lo sapranno bene, cominciano a vedere male da vicino, perché quel cristallino che ho detto prima pian pianino perde la sua elasticità nella vista e quindi ci mette in difficoltà nella visione da vicino. Quindi quello è un motivo per cui la persona va a farsi visitare e da lì comincia la prevenzione. E quindi, diciamo, dai 50 anni ogni anno indicato. Basta ed è sufficiente, necessario, una visita oculistica completa dove si valuta la vista, si misura la pressione, poi si mettono le gocce per allargare la pupilla e vedere bene il cristallino e la macula. Eccoci ancora insieme al dottor Carlo Mosci, direttore della struttura complessa di oculistica oncologica del Galliera di Genova. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, senta, io volevo sapere se è possibile, sono stata dalla sindrome di Sjögren e ho la richiesta per l'intervento della cataratta per il primo occhio, lo ha tutte e due, se ci sono controindicazioni con questa sindrome qua e sto prendendo il Plaquenil come farmaco. Grazie. Grazie signora. Allora, certamente il suo medico e chi la segue l'avrà spiegato cos'è la sindrome di Sjögren, in particolare sugli occhi quello che può impattare sull'occhio è che l'occhio è molto più asciutto, perché fa parte proprio del quadro della malattia. E quindi sicuramente il suo oculista ha provveduto e provvederà a farle mettere abbondantemente delle cosiddette lacrime artificiali, proprio per lubrificare il più possibile la superficie dell'occhio. Fondamentalmente è come avere il parabrezza della macchina asciutto e il tergicristallo che ci passa sopra. Se non è ben bagnato, gratta. È lo stesso per la sindrome di Sjögren, cioè la palpebra, se passa sulla superficie dell'occhio troppo asciutta, rischia, diciamo, di grattare, per capirci. Quindi invece lubrificando abbondantemente con le lacrime artificiali, questo si può mantenere stabile. E quindi in previsione dell'intervento che se ha la cataratta dovrà fare, si fa proprio una prevenzione in questo senso normalmente, proprio perché comunque ogni intervento impatta sull'occhio, e questo non può essere altrimenti, e quindi anche sulla possibile secchezza dell'occhio. Buongiorno, è possibile essere operati di cataratta anche se si ha la maculopatia? Grazie. Sì, abbiamo già un po' risposto prima in un certo senso. Se uno ha la cataratta, l'abbiamo detto che la risoluzione è l'intervento, e quindi è possibile, e l'oculista che farà l'intervento metterà tutta l'attenzione del caso, e poi diventa necessario per la persona, perché se non la opera ci vede sempre meno. E come ho già detto prima, il fatto che per noi la cataratta è come vedere attraverso un vetro smerigliato da parte nostra all'interno dell'occhio, quindi poi siamo più in difficoltà se non la facciamo la cataratta nel vedere all'interno dell'occhio e quindi la macula, e quindi seguire la maculopatia. Quindi sì, è possibile. Buongiorno, sono la settantenne, non vedo totalmente al glaucoma, quindi immagino che non veda a causa del glaucoma da un occhio. La pressione è alta, dall'altro è bassissima. Sono 2 anni che prendo il cortisone. Cosa ne pensa? Devo dire che detta così forse è un po' complicata, però... Sì, ha ragione, è complicata, perché allora il cortisone preso in continuità per motivi che evidentemente la signora ha, che è seguita dal medico, dallo specialista, può determinare tanto la cataratta e può determinare anche la pressione dell'occhio. Ora, qua c'è una situazione particolare, perché capisco che da un occhio vede e dall'altro occhio no. Certamente, da quanto ho capito dalla domanda, il suo problema è la pressione elevata da un occhio, quindi deve essere fatto tutto affinché si stabilizzi la pressione e quindi poi successivamente valutare il discorso della cataratta. Ma è chiaro che qua la persona deve essere ben seguita in questo senso. Però sì, non solo si deve, non solo si può fare, ma si deve fare. Buongiorno, Gianna da Chiavari. Mi è stato diagnosticato un glaucoma diversi anni fa. Avevo sempre la pressione degli occhi sopra 19. Ora da tanti anni faccio il controllo, tengo sotto controllo la pressione con delle gocce. Ho cambiato diverse gocce, anche perché tutte queste gocce mi provocano rossore su tutto l'occhio esterno ed è molto fastidioso. Si può fare qualcosa? Cioè, esistono gocce che non provocano questo inconveniente? Grazie. Questa è una bella domanda, perché come tutti i farmaci hanno il loro pro e il loro contro. Io faccio sempre l'esempio: uno prende una pastiglia, che so, per migliorare la pressione del sangue, e però poi magari gli viene mal di stomaco, perché la pastiglia gli dà fastidio allo stomaco. E l'occhio è lo stesso. Indubbiamente ci sono delle gocce, in particolare quelle che si chiamano le prostaglandine, che in soggetti un po' più sensibili fa venire l'occhio rosso. E quindi effettivamente sono queste persone con 2 occhi rossi, e lì sta all'oculista a verificare altre alternative di colliri, che ce n'è, in modo tale da mantenere la pressione, come è giusto che ha la signora oggi, stabile e bassa, ma senza avere queste controindicazioni, che è diciamo veramente un fastidio dell'occhio, è anche un aspetto estetico non bellissimo. Quindi sì, sicuramente si può fare, verificando altri tipi di colliri.
Buongiorno, glaucoma da 20 anni, da qualche anno non riesco più a tenerlo sotto controllo, anche cambiando le gocce. Ho fatto laser in entrambi gli occhi per ben 2 volte. Mi hanno consigliato un intervento dicendomi che non è sicuro, ma che potrei restare la malattia. Cosa mi consiglia? Beh, la signora ci racconta un po' la storia di quello che ho detto prima, no? Allora, si cura inizialmente con le gocce, se poi le gocce non sono sufficienti si può fare il laser, che effettivamente si può fare anche 2 volte, e se anche questo non funziona si arriva, tra virgolette, da come è la storia della persona, all'intervento. Beh, gli interventi oggi comunque, allora, è chiaro che l'intervento è sempre, ha sempre delle possibili punti interrogativi. Però ci sono delle tecniche standardizzate, ci sono tutta una serie di dispositivi atti a ridurre al massimo quelli che possono essere gli effetti secondari di un intervento. Per cui in buone mani, con specialisti adeguati che si occupano del glaucoma, prima di fare un intervento tutti hanno paura, ed è normale che sia così. Però oggi l'intervento è un intervento standardizzato che si fa come... per capirci, come la cataratta, che è un intervento che anche quello ha le sue problematiche, ma che oggi è standardizzato e quindi i suoi buoni risultati. Buongiorno, dopo l'operazione di cataratta sono diventato fortemente astigmatico. Può esserci una relazione? Cosa si può fare? Domande, come ha detto la signora Tiziana, domanda difficile, perché chiaramente non conoscendo la situazione, quello che può succedere, ma bisogna vedere come era prima. Allora, per fare l'intervento noi facciamo una piccola incisura, oggi sempre più piccola, parliamo di 2 mm, quindi poca roba, però questo può andare anche a alterare un pochino quello che è la cosiddetta curva della superficie dell'occhio e determinare questo che si chiama l'astigmatismo, cioè la perdita della la riduzione della curvatura buona dell'occhio. È un problema che è risolvibile con le lenti da occhiale, ed è una cosa che, ripeto, può effettivamente avvenire su un intervento di cataratta, molto raro, ma può avvenire. Ma dottor Mosci, quando si opera la cataratta? Allora, quando la cataratta, cioè questa opacità del cristallino, come diciamo noi, impatta sulla vita quotidiana della persona, perché poi siamo tutti diversi, non c'è una regola. Dipende se uno è ancora a 60 anni, è ancora in piena attività e vede un po' meno, questo vedere un po' meno gli limita la sua attività. Se è una persona di maggiore età, 75 anni, in pensione, che non ha tante, diciamo, esigenze lavorative, sono le stesse persone che ci dicono: guarda, io sì, ci vedo meno, ma la mia vita la faccio, leggo il giornale, vado in giro. Quindi è molto legato al colloquio medico-paziente per capire quelle che sono le necessità, salvo rarissimi, dove la cataratta è talmente avanzata che non c'è nemmeno da parlarne, è evidente, ma è sempre commisurato alle esigenze della persona. Con un buon rapporto medico-paziente si arriva a decidere insieme. Buongiorno, 76 anni. Con l'intervento di cataratta mi libererò definitivamente degli occhiali? Anche qui difficile da dire. Questa è una domanda interessante, perché, come ho detto, quando togliamo la cataratta mettiamo un cristallino, cioè un cristallino che ha una gradazione specifica per la persona. In ambiente pubblico mettiamo un cristallino che ci permette di vedere da lontano. Ci sono peraltro tutta una serie di cristallini che, un po' come le lenti degli occhiali, possono mettere a fuoco da lontano, da mettere a fuoco da vicino e mettere a fuoco nella mezza distanza. Queste opzioni ci sono. Nelle strutture pubbliche noi abbiamo a disposizione e i cristallini che ci permettono di vedere su un'unica messa a fuoco, che per solito è quella da lontano, poi la persona metterà gli occhiali per vicino. Quindi ad oggi la risposta nell'ambiente pubblico è no, un occhiale per vedere a vicino ci vorrà sempre. Buongiorno, a che distanza dall'intervento di cataratta si possono riprendere le normali attività, cioè quando si recupera completamente? Grazie. Allora, forse la domanda è doppia. Si recupera anche nell'arco di 5-7 giorni. Le attività, io sono sempre molto prudente, tanto è il discorso di prima, dipende uno cosa fa.
perché se corre, va in palestra, sul lavoro, Se fa il eccetera, camionista è diverso. è tutto diverso. Quindi, però, un po' di attenzione, sì. Come ho detto prima, facciamo un taglio. Come tutte le ferite, come dico sempre ai nostri pazienti, una ferita di una mano, la ferita dell'occhio si chiude in 15-20 giorni. Quindi, quelle 2-3 settimane, stare, come diciamo noi a Genova, queti, è giusto. Bene, con questo ci salutiamo, dottor Mosci, grazie, buona giornata e buon lavoro. Pubblico, buona giornata.